Grazie Presidente, semplicemente per dire che noi abbiamo analizzato questo accordo di programma credo una settimana fa in Commissione Urbanistica e lo dico diciamo a vantaggio di chi non c'era perché purtroppo in quella seduta di Commissione le opposizioni non erano presenti, quindi c'erano solo consiglieri di maggioranza, quindi riporto sinteticamente quello che noi abbiamo fatto, abbiamo analizzato nello specifico l'accordo, abbiamo visto che cosa prevede, ci siamo fatti spiegare dagli uffici perché è un accordo invariante, perché le cubature ricadono all'interno di un'area che era destinata ad un print che però non viene completamente realizzato ma solo in parte, per questo diciamo l'accordo è invariante rispetto al piano regolatore. Abbiamo analizzato ovviamente anche quello che riguardava la monetizzazione dell'opera che inizialmente era prevista, cioè la realizzazione di un asilo nido che però non può essere realizzato perché ricade all'interno del cono acustico dell'aeroporto di Ciampino. Alla commissione ovviamente era presente l'assessore Vivace del settimo municipio e il presidente della commissione urbanistica Stefano Rinaldi, sempre del settimo municipio, che conoscevano ovviamente il programma urbanistico, l'avevano analizzato, avevano avanzato quindi anche con delle note mandate all'assessorato le loro richieste per migliorarlo. E, facendo appunto delle richieste soprattutto sulla viabilità esterna per mettere in sicurezza delle strade che sono lì vicine alla zona, metterla in sicurezza sia per i ciclisti che per i pedoni. Ovviamente il municipio ha chiesto alla commissione far sì che il non speso, quindi per la mancata realizzazione dell'asilo, potesse essere destinato ovviamente alla realizzazione di altre opere che il municipio riterrà necessarie e prioritarie e che andranno quindi successivamente indicate ed individuate, tenendo presente anche la disponibilità dei progetti e quindi la possibilità di veder realizzare queste opere nel più breve tempo possibile. Grazie. Anche noi ovviamente anticipo che abbiamo presentato un ordine del giorno che va in questa direzione.